Buonasera da Borregi e benvenuti al DTM. Siamo all'ultimo atto. Hockenheim, ultima gara della stagione. Appena partita la sessione di qualifica, quindi ci prepariamo già a seguire la prima fase. Abbiamo 13 piloti questa sera, partecipazione ridotta a causa dell'inizio della Formula 1 la settimana scorsa per quanto riguarda la Swiss e domani per quanto riguarda l'entry level. Diversi piloti hanno optato per diciamo boicottaggio di questo appuntamento in favore della maggior preparazione della prima gara di campionato, e quindi stasera abbiamo purtroppo una partecipazione un po' ridotta. Fra gli assenti figura anche Gabriele Bosi, che ha annunciato già la sua assenza, quindi comunque vadano le cose, Zed è campione del DTM di quest'anno, di ultima gara che serve sostanzialmente a divertirsi, un'ultima gara di totale relax per tutti. Qualifica iniziata, vediamo i piloti che si in questo momento lanciano nel motodrome, quelli inquadrati. Questo è Alex del team ZF, ha ottenuto 11 punti fino adesso e oggi con queste tante assenze si prospetta la possibilità di far punti per diversi piloti che ancora sono a zero o comunque hanno raccolto poco, ad esempio Mauro che è ancora fermo al palo, ma anche Zulio e Clio V6 che non hanno ottenuto tantissimi punti fino adesso. Intanto vediamo Alex subito commettere un errore alla prima curva, e anche Mauro, eccolo, testa coda con il tentativo di ripartire, cozza contro il muro e decide di premere il tasto ESC per rientrare in box. Primo tentativo già da rifare. Intanto i primi parziali, Vernaccia andiamo a prendere ora con le immagini, effettuato intanto abbiamo visto un errore davanti a lui da parte di Iceberga, unico a difendere i colori della Repsol Motorsport quest'oggi. Vernaccia ha fatto record nel primo settore, 19.816, battuto ora da Matrix, ma noi restiamo su di lui. 28 punti per Vernaccia fino adesso, fino alla vigilia di questa ultima gara della stagione nel DTM, e la prima gara di martedì e la Swiss non è andata benissimo, un ritiro per lui con la Marussia. Vediamo Vernaccia sul traguardo, ha fatto anche un secondo intermedio discreto, 1.30 e 3, meglio di lui fa Zed con 1.29 e 6, che Mario Fara 1.35, la Ricco 1.31 e 7. Si stanno inserendo vari piloti, anche Simone e Ocelot hanno fatto segnare il loro tempo. Andiamo ora a pescare Clio V, che non è riuscito a cogliere punti nella sua prima apparizione in Swiss martedì scorso, ma qui nel TM ha fatto 16 punti fino adesso, quindi anche per lui occasione per incrementare il bottino proprio l'ultima gara. E un altro che oggi potrebbe fare qualche punticino è Sbarga, che non è andato molto bene quest'anno nel TM, ha raccolto pochissimo e in Formula 1 non è riuscito neanche a prendere il via a causa dei problemi tecnici con la mod. Ecco, l'abbiamo visto commettere un errore in lontananza, andiamo a rivedere il replay. È partito un po' il posteriore, frenata troppo aggressiva. T
intanto al momento dominio assoluto delle due vetture del team Nettuno con un 19.679 per Zed, scusate, un 29.679 e un 29.698 per Matrix, che lo segue. Poi Ocelot, vincitore dell'ultima gara, che zitto zitto si mette ora in terza posizione. Qui l'abbiamo visto fare un errore, lo andiamo a rivedere nel replay. Alla seconda curva, ecco, testa a coda classico. Vincitore dell'ultima gara, Ocelot si piazza adesso al terzo posto, 1.29.7, poi con 1.30, tanto Matrix 1.29.0 si migliora e balza in testa di oltre 6 decimi sul compagno di squadra, che comunque ricordiamo è già campione, visto che non c'è Bosi stasera, e potrebbe essere quindi la gara buona per Matrix per ottenere la vittoria che ancora manca quest'anno. Tanto ho perso ovviamente la connessione con il live timing. On board con Ace Barga, che in questo momento è tredicesimo e ultimo, vediamo se riesce a migliorare un attimino la sua posizione, anche perché peggiorarla non si riesce. Si lancia sul rettilineo che ricordiamo, cioè sul curvone veloce, questo è il punto più veloce del tracciato, si aggiungono anche i 2,60 all'ora, staccata. Un po' di sovrasterzo, infatti si gira e sbarga, non mi sembra in formissima neanche stasera. Adesso andiamo a vedere il replay. Qualche problema con i freni, perché appena ha toccato i freni la macchina si è girata forse dal bilanciamento troppo sul posteriore. Errore anche da parte di Zullo, forse tutti un po' deconcentrati visti i risultati ormai acquisiti del campionato. Si è migliorato Zed 1.29.3, ma è ancora alle spalle del compagno di squadra di Matrix 75. Beh, ricordiamo che questi due piloti hanno già vinto il costruttore insieme di questa stagione, e ribadisco ancora una volta che Zed è già campione, vista l'assenza di Bosi. Intanto ho ricaricato la pagina del live per leggere un attimo i tempi, adesso facciamo magari un riepiloghino dei tempi. Matrix 75, intanto attenzione, 1.29.060 di Zed, che si avvicina moltissimo a Matrix, resta secondo ma di pochissimo, di 10 millesimi, quindi se danno battaglia 2 Ocelot è scivolato di nuovo a 6 decimi e oltre un secondo tutti gli altri: Simone, Vernaccia, Mario Fara, Larico, Oliva, Clio B6, Alex, Mauro SV, Zulio e Iceberg. Questo è il momento e l'ordine. Per quanto concerne i tempi, Simone 1.30-161 si migliora leggermente, ma non migliora la posizione, resta quarto. Si migliora di qualche millesimo. Abbiamo 1.29.0 sia per Matrix sia per Zed e 1.29.7 per Ocelot. Gli unici sotto l'1.30 sono questi, poi 1.31 per Simone, 1.33 per Vernaccia, 1.35 per Mario Fara e Alarico. Attenzione ora Iceberg che riesce a centrare il giro buono e fa il quarto tempo, 1.30.141. È riuscito a fare un giro pulito senza errori, quindi ottima prestazione, quarto posto. Davanti anche a Simone, che
sul quale torniamo con le immagini. E abbiamo dopo Simone, diciamo, Vernaccia 1.33, Mario Fallarico 1.35, poi 1.31.0 per Oliva, 1.31.9 per Clio, 1.32.4 per Alex, e poi più staccati 1.35.7 per Mauro, 1.35.8 per Zulio. Momentanea classifica a metà della qualifica, ora andiamo a a vedere cosa succede. Si sta intanto migliorando Simone, 1.29.8 il suo tempo, e torna davanti a Esbarga in quarta posizione. Esbarga di nuovo in pista per un altro tentativo, si sta lanciando proprio. Tanto Mario Faro 1.37 non si migliora, 1.29.7 per Matrix che non si migliora neanche lui, conserva comunque la pole position. Giulio 1.34.5 si migliora e scavalca Mauro, che a questo punto è tredicesimo e al momento in pista ma sta facendo registrare tempi piuttosto alti. Tempi alti anche per Oliva, 1.48 l'ultimo giro, però fa registrare un bel settore centrale, quindi magari andiamo a vedere cosa ci combina. In questo momento è nel Motordrome, Motordrome fatto abbastanza bene. Si lancia sul traguardo Oliva, 1.30.727, si migliora di un decimo ma non migliora la sua posizione, resta nono alle spalle di Mario Fara. Qui il compagno di squadra Ossot che decide di abortire il tentativo, non era andato bene. Intanto Alarico si è stato in quinta posizione e Esbarga è scivolato settimo, perché anche Mario Fara si è migliorato con il tempo di 1.30.058. Quindi Esbarga scivola in settima posizione davanti a Vernaccia, che non è ancora riuscito a migliorarsi. Si migliora anche Alex, 1.32.3, ma è sempre undicesimo. E purtroppo Mauro è credo uscito dal server, sì, quindi era già ultimo, però è sempre un dispiacere. Guardiamo un attimo intanto il giro di Matrix 75, facciamoci un bel onboard tanto per cambiare. Qui Zed lo lascia passare, questo lungo sembra non finire mai, vediamo la velocità che raggiunge, 260 km/h. Intanto 19.586 nel primo settore, è più alto di se stesso. Dopo lo Spitzker va ora nella parte nuova, la Mercedes Arena. Staccata questa interessante, si scala in seconda. Cambio di direzione anche qui, direi molto buono, sono in quarta marcia, questa curva che non è facile, non è facile, la macchina tende a scivolare verso l'esterno, si rientra nella parte vecchia, il motorhome, altra curva dove è importante tenere la corda, 42.749 nel settore centrale intanto, un ottimo tempo, vediamo se riesce a migliorarsi. Eccolo sul traguardo, Matrix 75, 29.2, no, non si è migliorato, ha perso 3 decimi nell'ultimo settore ed è risultato quindi più alto il suo tempo di circa un decimo e mezzo rispetto al crono di riferimento. Intanto ancora le due del new team, Ocelot e Oliva, un po' a rimorchio. Vernaccia intanto 1.35, non riesce a migliorarsi, è sempre lì. A proposito, bonus delle prestazioni, ricordiamo che il meteo è previsto asciutto per tutti quanti i giri al momento, anche se ieri si paventava la possibilità di pioggia. Pioggia che invece potrebbe esserci nell'appuntamento di domani sera. Prima gara, Gran Premio d'Australia della Formula 1 Entry Level, al quale vi raccomandiamo di non mancare.
Ancora immagini per il Noon Team. Sembra che Oliva stia cercando di andare un po' a rimorchio, arriva un però lungo qui al tornante, forse per cercare di migliorare la sua posizione. Attenzione a Matrix, che è di nuovo sul traguardo con un altro giro in cui ha migliorato nel settore centrale. Vediamo se riesce a stavolta strappare qualche decimo. 1.28.971, sì. Abbassa di un altro decimo il limite. E 1.29.1 invece per Zed alle sue spalle, che non si migliora. Quindi Matrix elimina un altro decimo. 1.28.971, scende sotto l'1.29, primo ed unico al momento. Devo dire che anche Alarico, Simone e Mario si sono tutti avvicinati. Tanto anche Zulio è uscito dal server, quindi rimangono 11 piloti al momento. Per Oliva, tempo altissimo intanto, ha commesso degli errori. C'è 9,5 per Matrix nel primo settore, lo vado a riprendere perché sta continuando a girare e a spingere. C'è 9,6 invece per Zed, si migliora ma non è il miglior crono nel primo settore di questa sessione. Mancano ancora 3 minuti per aggiudicarsi 5 punti in pari per la pole position. Del tutto ininfluenti comunque ai fini della vittoria finale di Zed che ha già vinto. Matrix di nuovo sul traguardo nel settore centrale, non è stato velocissimo, al contrario di Zed è stato molto più veloce. Attenzione, 1.28.981, non si migliora. Vediamo Zed 1.29.119, nemmeno lui si riesce a migliorare. Perdono entrambi nell'ultimo settore e rientrano in box. Mancano 3 minuti, c'è tempo per un altro tentativo, altri due forse. Per tempi un po' più altini per Ocelot, che non sembra migliorare. Iceberg è risalito intanto in quinta posizione con il tempo di 1.29.888. Ha ripassato sia Larico sia Mario Farah. Questi sono molto vicini come tempi. Anche in gara potrebbe venire qualcosa di divertente. Incidenti, connection lost permettendo. Anche Mario Farah è a caccia di punti per rendere un po' meno amara una stagione che non è stata molto generosa con le emozioni con lui, però due terzi posti li ha fatti, mentre qui inquadrato Vernaccia e il compagno di squadra Larico non sono riusciti a fare dei podi, nonostante abbiano partecipato a tutte le gare e si siano ben preparati. Stasera, tra l'altro, abbiamo molti piloti che partecipano qui, al quale non è andata molto bene la prima gara della Swiss da Formula 1. Ocelot ritirato, Larico ritirato, anche Mario Farah, anche Vernaccia. Tutti ritirati praticamente, Zed fuori dai punti. Sono arrivati a punti Matrix e Alex, ma molto alle spalle di quello che si poteva aspettare da loro. Quindi stasera c'è sicuramente un po' di voglia di riscatto dopo questa prestazione. Decisamente negativa nella prima gara Swiss. Oliva invece è pilota entry level, così come Mauro e Zulio. E quindi prenderà parte alla prima gara della stagione domani sera. Intanto Esbarga 1.29.4. Stavo andando a vedere i tempi sul live che erano molto buoni. 1.29.4, si avvicina a 4 decimi dai primi due e scavalca intanto Ocelot. Abbiamo visto un errore di Simone, poi va in retromarcia, vediamo. Andiamo a rivedere nel replay. Troppo cordolo, testa coda impatto con il muro dei box. Finiscono qua le qualifiche per Simone, manca troppo poco. Siamo di Esbarga che ha fatto registrare un ottimo tempo, 1.29.4, scavalca Ocelot di Simone,
Vediamo se Ocelot riuscirà a rispondere. Mancano 10 secondi al termine. No, rientra in box, rinuncia. Evidentemente non c'erano i margini. Matrix si sta migliorando. 1:28.814, toglie ancora un secondo e mezzo dal suo miglior tempo. Mentre arriva anche Zed, che però è più alto nei suoi parziali. Quindi credo che ormai la pole di Matrix non sia più attaccabile. 1:29.1, l'ha fatto già 3 volte. Vediamo Isbarga. Sembra che abbia fatto un ottimo secondo settore. Vediamo se riesce a migliorare qualcosa. Esce un po' largo qui. Mi sembra che abbia rinunciato, rientra in box. Credo che in pista resti solo lì. 1:37. Ripete il suo stesso tempo. Unico pilota ancora che sta facendo registrare il tempo è Clio V6. Vediamo se riesce a scalare qualche posizione. Undicesimo adesso. Ultima curva fatta molto bene, vediamo. 1:30.994 e sì, riesce a passare Alex proprio all'ultimo tentativo, quindi Alex undicesimo. Qualifiche direi terminate con la pole position di Matrix 75, 1:28.8, Zed 1:29.0 gli parte da fianco, compagni di squadra. Poi abbiamo in seconda fila Iceberga e Ocelot, in terza fila Simone Larico, in quarta fila Mario Fara e Vernaccia, in quinta fila Oliva 18 e Clio V6. In sesta fila Alex e Zulio, nel caso Zulio riuscisse a rientrare nel server durante il warm up, e poi tredicesimo partirebbe in settima fila Mauro SV, anche lui se riesce a rientrare dopo il connection lost di queste qualifiche. Abbiamo ultimato quindi le qualifiche, ci rivediamo tra poco per la diretta dell'ultima gara della stagione. E rieccoci per il commento della gara, l'ultima gara della stagione. Ricordiamo Hockenheim, non appuntamento stagionale. Attendiamo che i piloti si schierino in griglia, c'è ancora molto tempo, 40 secondi per farlo. Non si è aggiunto nessuno rispetto alle qualifiche, quindi abbiamo 13 piloti in gara. Allora, siamo sempre in attesa dello schieramento di tutti i concorrenti. Ecco, ci siamo, parte il giro di ricognizione. Matrix 75 va a affrontare la prima curva, che si affronta a una velocità abbastanza elevata. E poi ci si lancia in un rettilineo abbastanza breve che ci porta a una staccata più importante, quella della chicane, qua della chicane delle curve 2 e 3. In uscita vedete detection point del DRS, poi possibilità di aprirlo se si è abbastanza vicini a quello davanti per effettuare questo allungo. Un allungo che ci porta al tornante Spitzker. Scusate la pronuncia assolutamente inadeguata, ma io e il tedesco a scuola non andavamo tanto d'accordo. Tornante che si affronta in seconda prima marcia, dipende uno come si trova. Altro allungo che torna indietro e ci mette nel complesso di curve Mercedes Arena. Un complesso di curve praticamente in successione dove bisogna essere molto puliti e dove se si sbaglia la prima poi inevitabilmente si va a sbagliare anche la seconda e la terza. E poi altro allungo, qui ci siamo ricongiunti con la parte vecchia del tracciato, quello storico con i rettilinei nel bosco, e si entra nella ultima parte del motorhome.
questo è un tornante impegnativo per i piloti che devono cercare di mantenere la corda e di non far girare la macchina. La pendenza della pista aiuta in questo. E dopo quella chicane che avete visto poco fa, le ultime due curve, anche in questo caso è importante essere puliti per non sporcare l'uscita, essere veloci sul rettilineo e cercare un attacco. Il giro di cognizione terminato, probabilmente è il più breve della stagione, visto anche l'esiguo numero di partecipanti. Siamo tutti a schierare. Vediamo. Ormai ci siamo. Attenzione, si accendono i semafori. Sta per partire l'ultimo atto della stagione. Via, parte il Gran Premio. Vediamo un buono spunto delle due vetture del team Nettuno, con Zed che va ad attaccare Matrix all'interno e sembra riuscire a passarlo. Ocelot intanto guadagna una posizione anche lui ai danni di Aisbarga. Matrix prova a rispondere, ma deve rimanere al secondo posto. E quindi Zed, Matrix, Ocelot nelle prime tre posizioni. Ci deve essere stato un incidente purtroppo proprio di Aisbarga, perché era attaccatissimo Ocelot. Andiamo a vedere un attimo il replay. C'è stato un testa coda con le varie vetture che lo hanno evitato per pochissimo, e questo ha causato questo stacco. Intanto Mario Fara approfitta della parapiglia per assestarsi al quarto posto. Intanto Ocelot attacca Matrix prima del complesso Mercedes Arena, ma qui non c'è molto spazio, resiste il pilota della Team Nettuno. Tanto andiamo a commissare con la bandiera verde, quindi ci deve essere stato qualche altro parapiglia nelle posizioni centrali. Zed quindi conquista il comando della corsa e già detta il suo passo. Vuole chiudere in bellezza una stagione che adesso possiamo dirlo, visto che è cominciato il Gran Premio. È stata vinta da lui. L'assenza di Bosi a questo punto diventa definitiva e Zed quindi campione. Matrix secondo, poi Ocelot, Mario Fara, Simone, Arrico, Vernaccia, Aisbarga, Clio, Oliva, Alex, Zulio e Mauro. Questo è l'ordine in questo momento al termine del primo giro. Nessun ritirato ancora. E Matrix sembra aver ripreso un buon passo. Ha staccato Ocelot, ha rintuzzato gli attacchi e l'ha staccato. Quindi le due vetture del team Nettuno continuano sicura in testa, con Ocelot negli scarichi e poi via via tutti gli altri. Andiamo un attimo nel gruppone a vedere se c'è qualche attacco interessante. Sbarga ottavo, ha sicuramente un buon passo, quindi adesso aspettiamo la sua rimonta. Dopo quell'errore proprio alla curva 2 del Gran Premio è stato pagato a caro prezzo. Ottavo adesso deve recuperare, adesso cercherà di attaccare Vernaccia direttamente qui. Arriva lungo Vernaccia e Sbarga si infila in un pertugio minuscolo. Vernaccia risponde, Sbarga altro sovrasterzo e si fa passare anche da Oliva e da Clio e scala al decimo posto. Vernaccia sta facendo un pelino da tappo, visto che Alarico è già avanti di diversi secondi, almeno 3 secondi mi sembra il distacco. Oliva negli scarichi di Clio. Attenzione all'errore di Vernaccia davanti a loro, ma Clio è troppo lontano per approfittarne. Allora vediamo, Oliva cerca di stargli vicino, ma sembra un po' più lento il rettilineo. Vediamo. Anche qui leggermente lunga la staccata. Ora Aisbaga cerca di rifarsi sotto, anche se ormai la gara ha già preso una brutta piega per lui, come purtroppo gli è capitato spesso ultimamente. Troppo
lontano non riesce a portare un attacco. E Alarico intanto andiamo a prendere con l'immagine, ha raggiunto Simone, cerca di mettergli un po' di pressione per indurlo a sbagliare. E Simone, anche lui è stato protagonista di una stagione con molti bassi e pochi alti qui nel DTM. E ha raccolto soltanto 33 punti, quindi ultima gara, ultima possibilità per incrementare il bottino. Un po' meglio andata al suo compagno di squadra che oggi è assente, Billo, che ha vinto alla Uno Ring, ma a parte quell'acuto non ha combinato granché, e tra l'altro credo che siano 3 gare che manca, anche lui uno degli assenti di questo finale di stagione. Simone al momento quinto, partito mi pare sempre quinto, quindi al momento non ha perso posizioni. Al momento situazione di classifica con Zed84 in testa, 2 secondi su Matrix, 3 secondi su Ocelot, anzi scusate, 5 secondi su Ocelot addirittura. Adesso Mario Fara a 7 secondi, Simone a 10 secondi, Larico a 11 secondi, Vernaccia 13,3, Clio Visè 14,5, Oliva 15,3, Esbarga 15,8, Alex a 18 secondi, Zulio a 21 secondi e Mauro Sevu a 26 secondi. Questa è la situazione quando siamo nel corso del quarto giro. Tanto Oliva si deve difendere sempre da Esbarga, sono i due più vicini in questo momento, quindi li seguiamo. Fumata di Clio davanti a Oliva e adesso attenzione perché il pilota del team Nettuno va a prendere la scia al rivale, ma effettivamente la macchina sembra molto carica e in rettilineo sembra far fatica a portare un attacco. Ora attenzione a Sbarga che prova a infilarsi direttamente qui, ma è troppo presto, non era abbastanza vicino, ma adesso è vicinissimo. Oliva in difficoltà nel tenerlo a bada, del resto Esbarga era terzo in griglia, quindi sicuramente a un certo ritmo ce l'ha, altrimenti non sarebbe lì. È uscito bene qui Esbarga, molto bene, attenzione. Ci prova, no, desiste, proverà probabilmente qui utilizzando il DRS, vediamo. Ha il DRS anche Oliva, però perché il distacco da Clio è inferiore ai 2 secondi, quindi vediamo Esbarga che si avvicina lentamente, lentamente. Forse ci prova lo stesso, no, desiste ancora. Continuiamo a rimanere su questo trenino in quanto c'è ben poco per il resto, sono tutti molto sgranati. Deve aver fatto un errore Alex che è retrocesso alle spalle di Zulio. Vediamo se riusciamo a pescarlo con il replay. Eccolo. Anche lui, questa beffarda curva 2. Becca forse un po' con troppa cattiveria il cordolo, si gira, riparte, ma Zulio eccolo che passa, quindi Alex perde una posizione, dodicesimo. Tanto deve aver commesso un errore anche Sbarga perché eccolo, eccolo, ce l'abbiamo. Che lui il replay anche per lui. Anche qui troppo cordolo e perde contatto con Oliva, che a questo punto ne approfitta per andare a dare di nuovo fastidio a Clio. Tanto Zed continua a martellare in tutti i modi, Matrix tiene il passo al momento a 1 secondo e 7, mentre Ocelot si allontana a 7 secondi, a 10 Mario, 11 Simone, 12 Alarico e così via. Continuiamo a seguire Oliva, che è il più vicino tra i piloti in gara, ora apre il DRS, ma mi sembra un po' lontano, si butta ugualmente, però si gira, ci ha provato ma troppo, troppo ottimista, probabilmente. Adesso lo andiamo a rivedere. Vediamo da qui. Affianca Clio
Clio all'interno, però la stacca in maniera troppo violenta e va in testa a coda. Altro replay. Niente, proprio che di colpo la vettura parte in sovrasterzo, probabilmente al momento di una cambiata. Quindi niente, testa coda per Oliva, che perde la posizione su Eisbarga, e comunque decimo rimane davanti a Zullio, Alex, che sono già in lotta. Alex ha già ripreso Zullio dopo il suo errore, vediamo in che tempi e modi riuscirà a portare un attacco all'avversario. Per questo comunque la zona punti è molto lontana adesso. Sono 10 secondi fra Zullio e Oliva. Vediamo l'attacco di Alex, che probabilmente avverrà dopo questa curva o sul rettilineo dove è possibile utilizzare il DRS. Qui è uscito bene, ma mi sembra un pelino lontano ancora. Rinuncia. Zullio arriva a lungo e adesso si pone sotto le grinfie di Alex, che apre ora il DRS, prende la scia. C'è tutto il tempo per portare l'attacco. Sceglie l'esterno, che poi diventerà interno per quanto riguarda il tornante. È già davanti. Prima della staccata Zullio cerca di resistere. Arriva lungo. Anche Alex arriva lungo. Non riesce l'incrocio di traiettoria, quindi Alex passa davanti a Zullio, riconquista la sua, tra virgolette, sua undicesima posizione. Intanto abbiamo Eisbarga che attacca Clio V. Però arriva lungo, forse con la scia disturbata. Non riesce. Si allontana. Suppongo che andrà a preparare un attacco adesso per le prossime, nelle prossime curve. Cercherà di ripreparare un attacco da effettuare nella zona DRS, anche se si è allontanato decisamente. Sembra più scarico Clio V come ali. Anche Oliva aveva difficoltà a avvicinarsi. Adesso Clio credo che sia sopra i 2 secondi di distacco da Vernaccia, quindi non può aprire il DRS, cosa che invece può fare Eisbarga. Vediamo se riesce. È ancora un po' distante, vediamo se riesce a arrivargli addosso. Sembra che riesca a arrivargli addosso. Esce all'ultimo dalla traiettoria, staccata per lui, e ce la fa. Bel sorpasso di Eisbarga, che va a passare Clio, e adesso lo andiamo a rivedere. Parte da molto lontano questo attacco, lo affianca proprio alla fine, è in staccata. Vedete, Clio cerca in un qualche modo l'incrocio di traiettoria, ma Eisbarga intelligentemente gli va a sporcare proprio la traiettoria e lo tiene dietro. Quindi Eisbarga risale all'ottavo posto e ora si lancia all'inseguimento di Vernaccia, mentre Alarico continua a tallonare Simone, ma non riesce ad attaccarlo. Rimane costantemente a 6, 7, 8 decimi. Ecco, andiamo a prendere con l'immagine. I due sono comunque vicini a Mario Fara. Hanno molto in comune il ritmo di questi. Abbiamo visto anche in fase di qualifica, questi tre hanno un ritmo abbastanza simile. Tra l'altro anche Ocelot, che è terzo, non è molto lontano da Mario Fara, quindi ci può venire sicuramente un bel duello, un bel trenino anzi, per la terza, quarta, quinta e sesta posizione. Vernaccia è staccato di 5 secondi dal compagno di squadra, lo vedete là in fondo, e ora dovrà affrontare il ritorno di Eisbarga, che se si sbriga, se riesce a sbarazzarsi alla svelta di Vernaccia, potrebbe anche tornare in lotta con questo gruppetto nella seconda parte di gara e regalare un pochino di movimento, perché ce n'è bisogno con soltanto 13 piloti in gara, di driver che facciano un po' di movimento in pista. Rimaniamo sempre con le immagini sul trenino per la quarta posizione al momento. Davanti Zed e Matrix indisturbati continuano la loro cavalcata, sempre circa 2 secondi, 1 secondo e mezzo, 2 secondi
Il distacco fra i due, Ocelot è a 11 secondi e 7 e Mario Fara a 14 secondi e 8, ora 15 e 4 a questo intermedio, 16 secondi e 4 Simone, 17 e 6 Larico, e poi via via oltre i 20 secondi Vernaccia e Sbarga, Cliovisei e Oliva, ben più distanti ancora oltre i 40 secondi Alex e Zullio, e oltre il minuto c'è già Mauro che immagino sarà doppiato a breve se leggo bene i distacchi. Sì, fra un paio di giri dovrebbero doppiarlo. Simone è riuscito ad avvicinarsi a Mario in questo frangente, ha ridotto a 7 decimi il distacco. Alarico si è leggermente allontanato, ma a rimorchio ce la fa anche lui a stare abbastanza vicino. Vediamo cosa succede. E Aisbarga deve aver commesso un errore perché si è allontanato in maniera considerevole da Vernaccia e deve difendersi ora da Cliovisei che è a 7 decimi. Non abbiamo visto di cosa si è trattato, però probabilmente sì, un errore. Sempre sul trenino, non c'è molto da dire in questo momento, intanto il best lap è 1.39 fatto registrare da Zed, seguito da un 1.31.0 di Matrix e da un 1.31.9 di Mario Fara, che per quanto riguarda il giro secco è il primo degli umani. Attenzione perché Simone è vicino, adesso cercherà probabilmente di portare un attacco a Mario Fara utilizzando il DRS, se riesce a restargli vicino dopo questa staccata. Anche se Mario sembra avere un margine discreto, Simone non sembra essere riuscito a stare abbastanza vicino per risultare pericoloso. Infatti non riesce ad attaccare Mario Fara qui. Attenzione perché è vicino all'Arico adesso, è arrivato proprio addosso. Ha ripreso con un buon passo Aisbarga che si sta di nuovo avvicinando a Vernaccia, ma noi rimaniamo qui, questi piloti sono i più vicini al momento a 5 decimi l'uno dall'altro. Intanto, dopo il suo errore, resta confinato al decimo posto Oliva 18, che non riesce a recuperare su Cliovisei, ancora oltre 3 secondi di ritardo, quindi sta facendo molta fatica a venire su. E Simone ora è incollato a Mario Fara e a sua volta Larico è incollato a Simone. Sono raggruppati questi tre, vediamo. Mario Fara però riesce sempre a allontanarsi quel tanto che basta nel primo settore per impedire a Simone di attaccarlo, però adesso Simone più che altro deve difendersi dall'Arico. Sembra più vicino a Mario rispetto al giro precedente, vediamo se ci viene un attacco a 3 nel tornante. Dipende sempre dalla velocità di punta che ha Mario Fara. Attenzione, si avvicina Simone, prova a mettersi in mezzo, lo affianca, staccata e Simone ce la fa, bel sorpasso, e Alarico, attenzione, ne approfitta immediatamente a trenino, vediamo se riuscirà a passare Mario Fara anche lui. Quindi attenzione, sembra che Mario Fara riesca a tenere la posizione almeno su Alarico al momento. Adesso dovrebbe cercare di rimanere attaccato a Simone per cercare di fare un contrattacco il prima possibile, prima che se ne vada e allunghi. Bel sorpasso di Simone che è andato a conquistare così la quarta posizione, assolutamente bellissimo sorpasso, pulito e deciso, nonostante poi Mario abbia fatto una bella staccata per cercare di difendersi. Ha cercato di approfittarne anche Alarico, ma era troppo distante e Mario Fara va ai box, probabilmente ha difficoltà con gli pneumatici. Aisbarga ha passato Vernaccia, adesso andiamo a vedere, è stato probabilmente un errore di Vernaccia perché aveva un po' di vantaggio. Infatti va nella sabbia, cerca di difendersi e poi arriva un po' lungo ancora
Sbarga ha una bellissima accelerazione prima della chicane, lo infila così, bel sorpasso questo di Sbarga, bella manovra, qui eccede un po' il limite della pista, comunque bella manovra di Sbarga che conquista la sesta posizione adesso con la sosta di Mario, che è rientrato, attenzione, in bagarre. No, il live timing mi ha tratto in inganno, è rientrato molto alle spalle di Oliva, me lo dava molto più vicino. Quindi Sbarga sesto, si può lanciare alla rimonta su Alarico, dal quale ha 4 secondi di distacco. Stiamo guardando i tempi, e Zed 1.35 si è migliorato, e anche Matrix 1.38. Ocelot 1.31,5, Simone 1.31,6, 1.31,5 anche Sbarga, 1.31,7 Alarico e Vernace. Intanto Matrix ha commesso un errore ed è costretto ai box proprio alle spalle sia di Ocelot sia di Simone. È un errore che può costargli il secondo posto, questo perché proprio il giro prima del giro di rientro. Vediamo co cosa è successo, se riusciamo a capirlo anche dal replay. È successo parecchio tempo fa. Purtroppo non l'abbiamo visto. Ha fatto quasi tutto il giro senza il cofano. Probabilmente è successo. Dove è successo? Ah, qui addirittura c'è stata proprio una perdita improvvisa di aderenza sul cordolo. La macchina è schizzata verso l'esterno e ha battuto sulle barriere. Ancora fermo ai box Matrix, mentre gli altri ormai sono ripartiti, e Simone è ripartito davanti ad Ocelot, quindi gli ha strappato in questo momento la virtuale seconda posizione, anzi scusate, terza posizione. Mario Fara, grazie al giro con le gomme nuove, ha ripreso un certo margine su Simone, che ora dovrà rifare di nuovo tutto da capo. Forse va qualche danno Ocelot, perché ha perso veramente tanto tempo, è scivolato addirittura alle spalle anche di Alarico. Tutti ai box a questo giro, tranne Zed che continua sicuro in testa. Matrix è precipitato veramente in fondo, dodicesimo davanti al solo Mauro. Gara assolutamente buttata via ormai, purtroppo sono errori che capitano e Matrix paga a caro prezzo. Tanto Ocelot, che era tranquillo al terzo posto, adesso dopo la sosta deve rifare tutto, è ottavo addirittura, anzi nono, nono Ocelot. Iceberg è risalito al secondo posto. Attenzione Vernaccia e Simone. Anche Vernaccia, grazie alla sosta, ha guadagnato diverse posizioni. Ai box anche Iceberg e Clio, oltre a Mauro. Zed invece continua. Quindi probabilmente Matrix ne aveva ancora con le gomme precedenti. Iceberg, sosta ai box, passa Mario Fara e passa anche Simone, credo. Vediamo se riesce a rientrare in lotta col trenino. Passa Alarico. Sono persi gli altri. Ecco Ocelot che rientra quando c'è anche Clio. Ha perso davvero tanto terreno. Secondo me c'è stato un errore o qualcosa. Sì, infatti. Non ho ben capito cosa è successo. Vediamo. C'è Vernaccia che rallenta improvvisamente, forse per rientrare ai box, e viene tratto in inganno Ocelot. Quindi attenzione, perché ci sono stati veramente tanti colpi di scena, tanti errori, tante uscite di pista. E chi se la ride è Mario, che è secondo a questo punto del Gran Premio, con Simone che continua a inseguirlo. Ha riperso la posizione proprio nel gioco delle soste. Poi Alarico e Iceberg, che fortunatamente è rientrato in lotta adesso per il podio. Alex, che è sesto e deve ancora effettuare la sosta. Ora precede Ocelot, che dopo un'incomprensione con Vernaccia alla sosta ai box è costretto a una faticosa rimonta. Comincia adesso la rimonta scavalcando Alex, che ora è davanti a Clio e si deve difendere, anche se non credo che possa farcela. Infatti allarga considerevolmente la traiettoria, Clio passa. Ed ecco Matrix che ha scavalcato Oliva, è ora decimo, è rientrato in zona punti, deve andare di nuovo in rimonta, anche se ormai il distacco da Mario è tanto, quindi
Non credo che riesca a raggiungere di nuovo il secondo posto, poi magari ci fa una di quelle rimonte storiche che non ci sogniamo neanche la notte. Vediamo. Zed intanto ha effettuato la sosta, è rientrato con 17 secondi di vantaggio su Mario e 20 su Simone. Poi Alarico e Aisbarga che lotteranno immagino per il quarto posto a breve, visto che Aisbarga in prova era più veloce, quindi dovrebbe essere in grado di portargli una minaccia. Ocelot e Cleovee, sesto e settimo. Ocelot chiaramente ha un certo passo, quindi cercherà di recuperare, chiaramente anche lui danneggiato un po' dal girandolo delle soste, non si è capito bene cos'è bene successo. Metrix è ottavo adesso, davanti a Oliva, Vernaccia, Alex, Zullio e Mauro, che inquadriamo in questo momento, fanalino di coda della gara, già a un giro di ritardo, ma ovviamente questa è l'ultima gara, sta un po' di ultimo giorno di scuola, come si suol dire, quindi è chiaro che si partecipa e ci si diverte, anche se ci auguriamo per Mauro che riesca a prendere almeno un punticino, visto che è ancora zero. Gli altri piloti ancora zero, cioè Nuvolari, Bracciani, Dario, Lucky One, Pier Ramone e Dome non sono presenti stasera, quindi non si schiuderanno dalla quota zero e la Monster Team con proprio Bracciani e Nuvolari chiuderà la stagione a zero. Asbarga intanto va ad attaccare Alarico, vedevo dal live timing che c'era vicino, vediamo la manovra dall'inizio, c'è probabilmente anche un mezzo errore di Alarico, quasi si sposta praticamente per far passare Asbarga. Asbarga quarto, adesso si lancia alla caccia di Simone, cercare di centrare un podio che sarebbe un vero toccasana per il morale, dopo le brutte vicissitudini delle ultime gare. Ma ovviamente Simone non ha nessuna intenzione di lasciargli il terzo posto. E nemmeno Mario Fara il secondo, ovviamente. Mario Fara dopo la sosta sta andando molto bene. Tanto Aisbarga 1.30.418 fa registrare il giro record. Dicevamo di Mario Fara che dopo la sosta ha un ottimo ritmo e riesce a tenere Simone a distanza, almeno per il momento. Zed mette le cose in chiaro, 1.33. Riprende il giro record per sé, vediamo se Sbarga con l'ausilio della attenzione riuscita un po' larga del DRS, no, 1.36, no, non è riuscito nemmeno con il DRS a eguagliare quel tempo in questo giro almeno, vediamo, comunque sta recuperando a vista d'occhio su Simone, quindi credo che Sbarga possa agguantare un podio. E Ocelot è alle spalle di Clio, quindi c'è stato probabilmente un errore. Motorhome è un po' c'è andato un po' troppo presto in uscita e quindi Ocelot cede strada di nuovo a Clio V6 settimo, purtroppo Ocelot penalizzato oltremodo dal gioco delle soste è rimasto un po' imbottigliato e ora Matrix lo sta andando a prendere. Matrix ha un ottimo ritmo, però il distacco da Mario Fara è superiore ai 20 secondi, quindi sarà difficilissimo recuperare, anche se non siamo neanche a metà gara. Siamo al 18° giro dei 42 previsti, quindi ne mancano altri 24. C'è il tempo per recuperare, anche se è dura. Considerato anche che Mario comunque non sta girando così piano, bisogna dire che Mario sta tenendo un ottimo ritmo. Attenzione ad Aisbarga, che è arrivato ormai nei pressi di Simone. Bella gara di Asbarga fino a questo momento, vista anche l'assenza di Bosi, deve difendere i colori della Repsol e sta andando molto bene per ora. E speriamo che possa replicare anche in Formula 1 al Gran Premio della Malesia fra una settimana, visto che il primo Gran Premio in Australia non l'ha neanche visto partire. Qui una bella staccata lunga, sta spingendo Svarga perché vede che può arrivare anche secondo, se continua così. Ha
Simone assume una traiettoria difensiva all'interno, Esbarga sceglie l'esterno, proverà l'incrocio di traiettoria, Simone si è allargato e Esbarga con un'ottima accelerazione riesce ad affiancarlo all'interno. Si fa in pieno questa curva, non vuole cedere nessuno dei due. Staccata e Simone si ributta dentro. Arriva lungo, ancora un incrocio di traiettoria. Esbarga correttissimo, lascia tutto lo spazio necessario per evitare specifici contatti. Simone resta davanti, però un bel duello corretto e divertente. Immagino anche per i piloti. Ecco di nuovo Esbarga. Potrebbe provarci, però preferisce aspettare di nuovo la zona DRS, forse al prossimo giro. Intanto gli rimane incollato. Simone non può permettersi errori in questa fase, che Sbarga è vicinissimo. Arriva sempre un po' largo in questa curva, ma alla fine riesce sempre a controllare. Bravissimo. E ora di nuovo primo settore. Li seguiamo perché è l'unico duello interessante che c'è ora in pista. Si fa vedere Sbarga negli specchietti, ma è distante. Simone mi sembra che sia arrivato leggermente lungo. Infatti Sbarga ne approfitta quasi subito. Apre il DRS, stavolta è molto più vicino rispetto a prima. Simone è già sulla difensiva. E c'è un contatto! E Simone va a sbattere! E purtroppo credo che abbia troppi danni, sì. Purtroppo gara di Simone finita. Esbarga può anche proseguire, però purtroppo credo che Simone finisca qui la gara perché ha perso una ruota, infatti è ritirato. Ritirato Simone e Alarico a questo punto se la ride, passa al terzo posto. Esbarga è ai box anche lui, si è ritirato. Non ho ben capito il motivo, se è un ritiro volontario oppure se qui dopo il contatto. Sì, ritiro volontario immagino, o forse ha rotto anche qualcosa. La gara perde due protagonisti, è un vero peccato. Adesso andiamo a rivedere il contatto perché è importante, però credo che qui Sbarga abbia provato a scegliere l'esterno e Simone a sua volta voleva scegliere l'esterno anche lui. Si è allargato. C'è stato proprio il contatto lieve che ha spedito Simone a tutta birra contro il muro e gli ha di fatto distrutto la macchina. Ovviamente vediamo qui se si vede meglio forse. Eh sì, guardate, è proprio il contatto. Un vero peccato perché entrambi stavano disputando un'ottima gara. A questo punto più punti per tutti, se così si può dire. Mario Fara secondo e tranquillo perché Sbarga aveva un passo che sicuramente avrebbe potuto insidiarlo. Intanto attenzione perché Matrix attacca Ocelot, cerca di infilarlo all'interno. Ocelot però non molla, gli rimane davanti alla Mercedes Arena. No, dicevo che Mario Fara a questo punto c'è da ride perché il suo secondo posto è praticamente in una botte di ferro con Alarico a 6 secondi e Clio V6 ad altri ulteriori 11 secondi, però diciamo che sono veramente più punti per tutti in questo momento con questi due ritiri. Soltanto un pilota al momento, Mauro, rimane fuori dalla zona punti, mentre tutti gli altri ottengono comunque dei punti ridati. Vediamo cosa succede. C'è ancora metà gara. Siamo al giro 22, quindi esattamente al giro di boa. Seguiamo Matrix e Ocelot. Vediamo se Matrix riesce ad attaccarlo qui. Apre il DRS adesso, anche se mi sembra leggermente lontano. Vediamo se lo agguanta prima della curva e gli tira la staccata. Si avvicina nettamente. Ocelot cerca di proteggersi all'interno, ma ormai è troppo tardi. Matrix si è infilato. L'ha staccato
staccata. Matrix deve stare attento a non girarsi e ce la fa. Ce la fa e va a conquistare. Adesso vediamo Ocelot la risposta all'esterno. E non vuole mollarla lì Ocelot. Attenzione, e si riprende la quinta posizione. E si riprende la quinta posizione, non ha nessunissima intenzione di lasciare a Matrix il quinto posto, e quindi gli risponde. Attenzione perché credo che ci sia un ritiro per Vernaccia. Ritirato Vernaccia, andiamo a vedere anche qui se riusciamo a capire il perché. Ah, Vernaccia purtroppo connection lost, direi. Sì, Vernaccia assolutamente connection lost per lui. E a questo punto, attenzione, ritorniamo su questo duello perché Mauro SV, appena passerà da quel punto del tracciato, conquisterà la decima posizione, quindi il suo primo punto stagionale. Vediamo se non gliela voglio gufare, speriamo che ci arrivi. Attendiamo. E seguiamo intanto di nuovo Matrix e Ocelot. Ocelot stavolta riesce a proteggersi all'interno. Vediamo se Matrix gli tira una staccata interessante. Non riesce il cambio di traiettoria. Non riesce l'incrocio a Matrix, che deve ri rimanere ancora dietro a Ocelot. Mi sta difendendo in maniera egregia. Ottima condotta di gara fin qui. E Mauro sorpassa in questo momento Vernaccia sul live timing, quindi sicuramente Mauro riuscirà a cogliere un punto. Vediamo. Speriamo che arrivi anche in fondo, perché se lo merita per l'impegno e la costanza profusi in una stagione che è stata molto avara di emozioni. E speriamo che sia di buon auspicio anche per quanto riguarda il campionato di Formula 1, che per lui, come per il sottoscritto, per Oliva, per Zullio e tutti gli altri entry level, inizierà domani sera con il Gran Premio d'Australia. Intanto Matrix è arrembante, non vuole perdere altro tempo, ne sta perdendo molto. Distacco da Mario Fara, che è ancora superiore ai 20 secondi, quindi il secondo posto rimane lontanissimo. E ora prova di nuovo qui, probabilmente con Ocelot che non è uscito benissimo da questa curva. Vediamo Matrix che si prepara di nuovo per un altro attacco. Ocelot si sposta già all'esterno per proteggersi. Matrix lo affianca all'esterno. Fanno la staccata appaiati i due. Inchiodata di Ocelot, che stavolta è arrivato leggermente lungo. Matrix questa volta passa e mette tutta la macchina davanti. Vediamo se riesce a conservare la posizione anche alla Mercedes Arena. Ocelot cerca di buttarsi dentro, ma non riesce, desiste. E stavolta Matrix sembra riuscire a tenere la quinta posizione. Ma dopo i ritiri e le emozioni di questi giri, Zed sempre in testa, 1.33 il suo miglior giro, 30 secondi di vantaggio su Mario e 34 su Alarico, che sta recuperando su Mario anche se è ancora distante. Poi abbiamo Clio V6 in quarta posizione, Matrix quinto adesso dopo il sorpasso su Ocelot, che è sesto, Oliva settimo, Alex ottavo, Zullio nono e Mauro SV decimo. Questi sono i 10 piloti in gara al momento dopo i ritiri di Vernaccia, Simone e Sbarga. Andiamo a prendere con le immagini Zed, che l'abbiamo inquadrato poco, quindi adesso approfittiamo di questo momento di pausa relativa per riservare un po' di immagini a Zed, che dopo essere partito dalla seconda posizione è riuscito a dominare fino adesso questo Gran Premio senza grossi problemi, specialmente dopo l'incidente di Matrix. La corsa è stata interamente nelle sue mani, senza scampo. 1.31 e 1, questo passaggio continua a tenere un ritmo che tutti gli altri faticano a tenere. Anzi, non riescono a tenere minimamente. Il tempo migliore che leggo è 1.32.1 di Clio V6 e di Alarico, fra gli altri. 1.32.1
1,32,0 di Oliva in questo momento, sempre a un secondo. Sarà interessante vedere il ritmo di Matrix, che deve recuperare 4 secondi e mezzo a Clio e dopo ne avrebbe altri 12 per arrivare ad Alarico, che sta recuperando bene adesso, su Mario. Quindi tra poco ci sposteremo lì con le immagini per vedere cosa succede. Ecco, Mario e Alarico. Ci sono 3 secondi fra i due, ce n'erano 6 qualche giro fa, quindi Arrico in rimonta e anche lui in odore di podio al momento. È chiaro che c'è sempre da fare i conti con Matrix, che non è lontano alla fine. Può ancora farcela a recuperare questo svantaggio. Mancano 17 giri al termine. E anche Clio sta andando molto bene, 32-0 l'ultimo giro, mentre Mario e Alarico hanno girato molto più alti. 1,31,2 per Matrix, che è il più veloce, Zed escluso. Ma ormai Zed ha entrambe le mani sulla gara, quindi salvo imprevisti non penso che abbia dei problemi dal punto di vista degli altri driver che gli contendono quest'oggi la vittoria. Tra l'altro ricordo sempre Zed campione matematicamente stasera con la non partecipazione di Gabriele Bosi. Pensavamo di poter commentare una. Attenzione, perché vedo un'Oliva che sta andando a prendere Ocelot. Infatti, Ocelot lo fa passare. Probabilmente difficoltà dei pneumatici per lui li ha forzati un pelo troppo. E Oliva lo va a passare e guadagna il sesto posto. E dicevamo che stasera pensavamo di poter commentare la battaglia finale, l'atto finale della lunga battaglia fra Zed e Bosi a colpi di giri veloci, pole position e vittorie, eccetera, 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 durato tutte le scorse gare, anche se ovviamente le speranze di Bosi erano ridotte al lumicino, visti i 22 punti di ritardo in classifica, però tutto può accadere. E invece Zed ha cominciato la gara già sicuro ormai di aver vinto il campionato, quindi è venuta meno anche questa, diciamo, ulteriore motivazione cioè ulteriore motivo di interesse per questa gara. Intanto Alarico continua a guadagnare leggermente su Mario, anche se è ancora distante a 2 secondi e 3. Matrix accorcia nettamente su Clio V6, ora il distacco 2 secondi e 4, ma tra poco dovremmo entrare nella finestra del secondo pit stop, quindi tutto si può scompigliare. Vedo che ne ha fatti due Alex, forse c'era una penalità ai suoi danni. Un secondo e sei ora al distacco di Alarico da Mario, che Mario infatti va ai box e ci va anche Alarico. Si marcano stretto i due, seconda sosta e penso anche ultima, visto che mancano 15 giri. Quindi ai box lasciano la strada a Clio e a Matrix. Ripartono sia Mario sia Alarico senza perdere tempo in riparazioni, quindi non c'erano danni o li hanno disattivati. Partono proprio mentre sopraggiunge Oliva, che va a dare fastidio a Mario, mentre Alarico se la deve vedere con il compagno di squadra di Oliva, Ocelot, con gomme fredde. Adesso i due potrebbero avere qualche problema, che Alarico è in questo momento quello più in difficoltà nel tenere alle spalle Ocelot. Sarebbe importante per lui tenerlo alle spalle. Oliva va intanto a infastidire Mario. Non riesce a passare. E neanche Ocelot è riuscito a passare Alarico, che è ancora davanti. E questa lotta intanto sta avvantaggiando proprio Alarico fra i due, perché Ocelot è più in difficoltà e quindi ha perso terreno più velocemente, mentre Oliva è ancora lì a braccare Mario. Mario, che comunque con gomme nuove ha un ottimo passo, mentre probabilmente fatica con gomme usurate. Abbiamo visto che nella prima parte dello stint aveva un ottimo passo, poi ha rallentato nettamente, quindi evidentemente problemi di
di consumo gomme per Mario. Adesso ha messo un po' di metri fra sé e Oliva, che se non rientra ai box darà modo ad Alarico di farà perdere del tempo prezioso ad Alarico, che comunque si fa già vedere. Intanto Ocelot va in box. Seguiamo questa lotta. Intanto Matrix ha passato Clio, che credo che si sia fermato ai box. Ecco, infatti esce dai box. In sesta posizione alle spalle di Alarico, dove era prima. Oliva 18 è ancora davanti ad Alarico, che continua a perdere del terreno da Mario. Il distacco è salito a 2 secondi e mezzo. All'attenzione anche Alarico, forza il sorpasso. Non gli riesce la manovra. Sicuramente una manovra coraggiosa, ma era troppo lontano, ha forzato perché non vuole perdere terreno da Mario. Oliva sicuramente un passo più lento, il distacco ora è di 3 secondi e 3. Sbaglia Oliva e passa Alarico. Colpo di fortuna per Alarico, l'errore di Oliva. E adesso andiamo a rivedere di nuovo nel replay. Un dritto, sì, classico dritto alla Mercedes Arena. Passa Alarico, che quindi ha la possibilità di limitare i danni. Ora il distacco a 3 secondi e 7 da Mario, che con gomme nuove spinge come un forsennato e dimostra di avere un ottimo passo. Matrix è secondo adesso con pista libera, però con la sosta scivolerà, penso, in sesta posizione, in quinta posizione. Cercherà forse di recuperare nell'ultimo stint, mancano 13 giri, e di fare anche il giro record. Z anche Zed non è ancora rientrato ai box. Sosta per Oliva, che rientra, presumo, alle spalle di Ocelot. Adesso andiamo a prenderlo. No, rientra davanti ad Ocelot, anche se il passo di Ocelot è sicuramente migliore, quindi probabilmente ci sarà uno scambio di posizioni tra qualche chilometro di gara. È sparito però Ocelot, e deve aver fatto un errore, gliel'ho proprio gufata sullo scambio di posizioni. Testa coda 180 gradi, e poi riparte senza danneggiare eccessivamente Zed. Gliel'ho proprio gufata con lo scambio di posizioni. Mario Fara allunga 4 secondi e 4 su Alarico. Si avvicina a 6 secondi da Matrix, che rientra adesso ai box per la sua seconda e ultima sosta. Rientrerà, presumo, dietro a Clio V6, dove era prima della sosta. Quindi ciò significa che dovrà lanciarsi di nuovo in remoto. Intanto passano sia Mario sia Alarico davanti a lui. Clio V6 ora sul traguardo. Matrix riparte. Gli è davanti, se riesce a mantenere la posizione su Clio. L'ha recuperato durante la finestra della sosta ai box. Quindi Matrix quarto rientra davanti a Clio V6. No, dei fratelli, lo sapete, così qua sono fratelli insieme a Zed. Quindi Matrix davanti a Clio, che ora però col DRS lo va immediatamente ad attaccare, non ha nessuna intenzione di lasciargli vita facile. Staccano i due. Clio all'interno fa molta meno strada, riesce a rimanere affiancato anche in uscita. Matrix ha un'accelerazione leggermente migliore, vediamo. Infatti Clio, che è costretto a desistere. Matrix a questo punto ha 15 secondi e 9 di svantaggio da Alarico, per cercare di ragguantare il podio. E questo significa che, mancando 11 giri, dovrebbe recuperare più di un secondo al giro. Vediamo se ce la fa, ma è un'impresa ardua. Il passo c'è, però i giri sono davvero pochi. Zed intanto 56 secondi su Mario e 1 minuto su Alarico. Deve ancora effettuare una sosta, ma il vantaggio è talmente ampio che potrebbe farne anche due, penso.
rientrare ugualmente in testa. Tanto Ocelot è ancora inchiodato in ottava posizione davanti a soli Zullio e Mauro. Oliva è settimo, in questo momento probabilmente viene doppiato dal battistrada, visto che è a 1 minuto e 30 di ritardo. Tanto Matrix deve effettuare il complicatissimo doppiaggio di Mauro, che non sa dove spostarsi, gli fa perdere un po' di tempo. Allora, Zed sempre in testa, poi Mario che è ora a 3 secondi e 5 sull'Arrigo, che sembra aver ripreso il passo giusto per riprendere Mario e puntare al secondo posto. Poi Matrix 75 a 16 secondi dall'Arrigo, credo che ormai rimanga confinato al quarto posto. Clio V6 quinto con 9 secondi su Alex, che non ho ben capito se ha fatto la seconda sosta o se era uno stop and go o un coso, perché o un drive-thru, perché è risalito bene al sesto posto. Ora vediamo, davanti a Oliva di 2 secondi, poi a 5 secondi da Oliva abbiamo Ocelot, che deve aver fatto un altro errore non visto. Vediamo se riusciamo a trovare anche questo secondo errore. Tanto abbiamo visto Zed, no, non riusciamo a trovarlo. Comunque anche Zed finalmente rientra in box. Andiamo a prendere Oliva adesso, che sta recuperando velocemente su Alex, che va ai box infatti per la sua seconda sosta. Oliva eredita la sesta posizione. Mario Fara intanto fa record nel primo settore, e in attesa che Zed vada a fare dopo la sosta un giro pulito. Ocelot intanto guadagna la posizione su Alex, mentre sicuramente non ce la farà Zullio, che è molto più attardato. Distacco fra Mario e Alarico è di 3 secondi adesso. Ecco Matrix che ha fatto il record ora lui nel primo settore con pista libera. Però chiaramente il distacco da Alarico è salito a 18 secondi dopo quell'incomprensione con Mauro nel doppiaggio. Salvo sorprese, credo che Matrix oggi chiuderà fuori dal podio, non nel suo consueto terzo posto. Sicuramente oggi per il Nettuno poteva essere una doppietta facile, però quell'errore è costato molto caro a Matrix. E dobbiamo evidenziare comunque l'assoluta costanza e precisione di Zed, che non sbaglia niente, non sbaglia mai. Un robot. Sicuramente la prima gara in Australia della Formula 1 non gli è andata molto bene, però credo che con la prestazione di oggi metta un sigillo definitivo sul campionato e, diciamo, un sigillo che indica che lo ha meritato. È stato il più veloce e il più costante durante tutta la stagione. È l'unico che ha vinto più di una gara, quindi onore al merito. Peccato per Matrix che non riuscirà a vincere neanche oggi, anche se per le prestazioni che ha fornito forse l'avrebbe meritato, però non c'è stata l'occasione neanche per lui. Bosi, che oggi non c'è, comunque chiude il campionato in maniera dignitosa al secondo posto. E quindi adesso mancano 8 giri alla fine del campionato. Vediamo se questo DTM ci riserverà un colpo di coda, un colpo di scena negli ultimi giri. Alarico lemme lemme si avvicina a Mario. Anche se è ancora 3 secondi adesso. Manca pochi giri, dovrebbe cercare, dovrebbe sbrigarsi o attaccare
Che attendere Matrix intanto 1.30 e 140 fa il miglior tempo, 1.30 178 invece per Zed. Matrix comunque ha ottenuto i 5 punti da pole, quindi comunque un bottino di punti interessante lo fa anche oggi. Vediamo se Zed risponde al fratello. 1.30 010, sì, 1.30 010, miglior prestazione che passa nelle mani di Zed al momento, che ha anche le gomme con qualche giro in meno sul gruppone rispetto a Matrix. Vediamo se sul traguardo riuscirà a rispondere adeguatamente Matrix. Ha fatto un ottimo primo settore, un buon secondo settore, vediamo se gli risponde per conquistare questi altri 5 punti in palio. Ovviamente sfida in casa, non c'è speranza per gli altri di inserirsi. Alarico intanto sta perdendo terreno da Mario, quindi probabilmente ha fatto qualche errore. 1.29.974, gli risponde Matrix, se si prende il suo... Di nuovo il suo giro record, vediamo ora, andiamo con le immagini su Zed perché sicuramente non ci sta così facilmente. 1.29.9 in gara è un ottimo tempo, quindi ancora dimostrazione che Matrix oggi era sicuramente veloce. Attenzione a Zed che però ha fatto un settore centrale di 3 decimi migliore rispetto a quello che ha fatto registrare Matrix nel suo giro record. Vediamo. 1.29.908 gli porta via di nuovo il giro record di pochissimo. E allora torniamo con le immagini su Matrix per vedere se riesce a rispondergli. Nel primo settore 19.8, più veloce del tempo di Zed, più lento del suo miglior tempo, però il primo settore è molto corto, 43 e 2 nel settore centrale, è più veloce del suo stesso tempo, ma più lento di Zed di quasi 2 decimi. Forse può replicare il suo stesso giro in linea se fa un bell'ultimo settore. Anche se forse ormai la gomma. 1.29.855 glielo porta via di nuovo. Se le stanno suonando i due fratelli Matrix e Zed. Ogni giro si portano via il miglior tempo. Vediamo ora Zed 43.295 nel settore 2. Però nel settore 1 mi è parso abbastanza lento. Vediamo se riesce a recuperare qualcosina nel terzo settore. Si stanno portando via il giro record a vicenda ormai da 2 giri. Vediamo se Zed anche questa volta riesce ad abbassare il limite. No, 1.30.286 non ci riesce. Questo giro non è riuscito a abbassare il limite Zed. Vediamo di nuovo Matrix a questo punto. Se riesce a togliere, a limare qualche altro centesimo dal suo miglior tempo. In cui ogni centesimo è importante, eh. 19.7 nel primo settore, molto veloce. Però ha fatto 46.7 nel settore centrale, deve aver commesso un errore, ha perso 3 secondi. Assolutamente lento, quindi questo giro Matrix non potrà migliorare il suo tempo. Vediamo Matrix, 20 e 1 nel primo settore, non veloce, non velocissimo. 43,5 nel settore centrale, anche qui più alto dei suoi tempi di riferimento. Non riescono a migliorarsi. Alarico intanto si avvicina, ma ormai siamo agli sgoccioli, mancano 4 giri e mezzo. E comunque un bel podio per Alarico, dopo tutta questa stagione un po' travagliata, ci sta, è un bel risultato.
Tra l'altro c'è anche la sfida fra il Bad Rule e il Nettuno Racing 2, ma col ritiro di Simone la Nettuno Racing è matematicamente quarta ormai nel campionato a squadre. La ZF con Mario Fara secondo e Alex Appunti consolida il suo sesto posto. Punti anche per l'Hangover e per l'Ichnusa, eccetera, eccetera. E la 27 Racing con Mauro fa un altro punto dopo quello conquistato da Suppapidu qualche era geologica fa, e questo le permette di piazzarsi al decimo posto del campionato per team, sorpassando il team Return di Rossano Peschiera e Lucky One, che avevano fatto un punto solo alla prima gara con Rossano Peschiera, e poi stasera mancavano tutti e due, quindi rimarranno fermi lì. Non ci sono battaglie in pista, ormai sono tutti molto sgranati. Anche Ocelot ha perso il passo, è molto più lento di quello che era all'inizio. Non riesce neanche a raggiungere i suoi compagni di squadra, che mediamente è più lento sul giro. Ovviamente non lo dico con intenti offensivi nei confronti del mio amico Oliva, ma è un dato di fatto. Comunque, buon bottino di punti anche per il team Noob, che consolida il terzo posto. Ovviamente la Nettuno era già campione costruttori, quindi poco da dire. Non ho visto più migliorarsi né Zed né Matrix, quindi non credo che il giro record possa sfuggire dalle mani di Matrix stesso, che quindi con anche i 5 punti della pole, 10 punti di bonus se li porta a casa. Stavo intanto osservando sempre dal live timing i distacchi, e sì, il più vicino è Alarico a 3 secondi e 6 da Mario, tutti gli altri sono molto sgranati, quindi non c'è speranza di vedere dei duelli a meno che non ci siano degli errori nelle ultime fasi. Ormai pochi chilometri alla chiusura della stagione, e intanto ci andiamo già a spostare su Zed, che è nel suo penultimo giro. È stata una stagione assolutamente di alto livello per lui, che ha vinto 5 gare, se non vado errato. E soprattutto, sì, non ha quasi mai sbagliato in gara. Questa deve essere la sesta vittoria per lui in campionato, con una vittoria a testa per Bosi, per Ocelot e per Billo. Quindi credo che il titolo possa essere riconosciuto all'unanimità come meritato. Ecco Zed che va a iniziare l'ultimo giro. Abbiamo già detto tante cose, ma assolutamente un titolo meritato per il passo, per l'allenamento, per la costanza di essere sempre lì davanti, e anche con la zavorra di saper tirare fuori delle prestazioni ottime da una macchina che si è sempre adattata bene al suo stile di guida, un po' di fortuna anche in certe occasioni, ma non ha assolutamente rubato niente. Non ha assolutamente rubato niente. Certo, non si vincono così tante gare per caso, e soprattutto non si è mai sempre davanti per caso, perché ribadisco, con
tutte le gare che ha corso con la Zavorra è sempre stato davanti. E anche la scorsa gara, nonostante le 5 posizioni di penalità, era sempre lì davanti. Non ha mai perso un colpo, quindi è assolutamente un mondiale, un campionato DTM che credo che vada di giustezza a lui, che vincerà con diversi punti di vantaggio su Bosi, grazie anche alla sua assenza questa sera. Ultimo passaggio al motorhome per Zed, che va a prendersi gli applausi virtuali dell'Hockenheim e gli applausi reali miei per la stagione che ha compiuto e penso anche di tutti gli altri suoi colleghi piloti. Ecco Zed sul traguardo, campione del DTM 2013-2014, Z84 della Nettuno. Una stagione assolutamente impeccabile la sua. Chissà se adesso gli andrà forse di fare qualche burnout per noi, eccolo, di giustezza. Qualche brivido, taglia il traguardo Mauro intanto che sarà felicissimo del suo primo e unico punto stagionale, essendo l'ultima gara della stagione. Ecco Mario Fara, anche lui secondo, va a tagliare il traguardo e terzo Alarico, punti importantissimi per entrambi. Autori di un campionato fra alti e bassi, ma oggi hanno meritato per essersi tenuti lontano dai guai questi piazzamenti. Anche Matrix arriva in questo momento al quarto posto, va a cogliere comunque 12 punti più altri 10 dei bonus, sono 22 che vanno a consolidare il suo terzo posto in classifica, un bottino di punti considerevole. E poi Clio V6 quinto, 10 punti per lui, e Oliva sesto, Ocelot settimo, Alex ottavo, Zulio nono, Mauro SV decimo, soltanto 10 vetture al traguardo. Una gara con pochi partecipanti, ma è stata comunque abbastanza divertente da guardare. Arrivo in parata del Team Noob per la loro ultima apparizione di questa stagione. Oliva ovviamente ha deciso di aspettare il compagno di squadra per un arrivo in parata, quindi ci sta anche questo, ci sta anche questo assolutamente. Quindi siamo alla fine della stagione, si è conclusa la stagione. Una stagione che per molti versi ci è sembrata, è stata divertente, diciamo, per molti versi. Per altri forse un po' meno, ad esempio il fatto che stasera per l'ultima gara fossero soltanto in 8. Purtroppo la sovrapposizione con i campionati di Formula 1 ha determinato questa assenza di massa di diversi piloti, quali Icefighter, Bracciani, insomma, hanno deciso di non prepararsi proprio. Però un campionato che è stato bello anche e avvincente da vedere per i duelli che ci sono stati, soprattutto fra Zed e Bosi, due grandi protagonisti. È un vero peccato che non abbiamo potuto assistere in quest'ultima gara al duello finale, al duello che avrebbe deciso le sorti della stagione, però purtroppo il destino, diciamo così, ha voluto privarci del duello finale, del duello al singolar tenzone dell'ultima gara, dove Bosi poteva ancora agguantare il titolo, con un po' di fortuna, anche se con uno Zed così probabilmente avrebbe solo potuto correre sperando in che capitasse qualcosa al suo rivale. Intanto burnout di Ocelot ai box per festeggiare la fine della stagione e poi rientra, eccolo là. Ecco ne fa uno anche Matrix, giustamente. Che fa? Cozzare ancora sul muro. Eccolo con il suo cofano motore che danza in mezzo alla pit lane. Burnout anche per Zulio,
Ma ci sta. Finita quindi la stagione e siamo infine ai commenti di questa stagione che si è appena conclusa, che è la stagione del DTM 2013-2014. Prima dei commenti, quali ci aiuteranno anche i piloti protagonisti di questa sera, andiamo a rileggere la classifica finale della User joined your channel. User joined your classifica channel. finale del campionato User joined con your channel. Z84 campione, 216 punti. Bosi 169, Matrix 137, Ocelot 116, Alarico 70, Billo 47, Mario Fara 58, Oliva, ho sbagliato, c'era prima Mario Fara di Billo ovviamente, Oliva 37, Simone 33, Vernaccia 28, Cliobisei 26, Aisbarga 20, Alex 15, Zulio 12, Giambertone 8, Aisfrighter 4, un punto per Rossano Peschiera, Suppa P2, Mauro. 0 punti per Dario, Lucky One, Pier Ramone, Bracciani, Nuvolari e Dome. Classifica dei team. Il team Nettuno ottiene  punti nel computo totale del campionato. Era già campione della scorsa gara. 189 la Repsol, 153 il Noob. Nettuno Racing 2 98, Bad Rule 80, ZF 73. Hangover 30, Icnusa 12, Panormus 8, 27 Racing 2, Return 1, Monster Team 0. Questa era la classifica definitiva della stagione DTM 2013-2014 che si è conclusa questa sera. E visto che abbiamo già un paio di piloti in sala stampa, li andiamo a intervistare subito. User Sono i due joined del your team channel. Noob. Cominciamo quindi da Ocelot che sembrava in grado di ottenere anche un terzo posto, poi dopo qualche pasticcio al termine della prima girandola di sosta ai box ti ha un po' fatto retrocedere in graduatoria e alla fine non avevi neanche un gran bel passo e sei rimasto un po' confinato nelle retrovie, quindi dici un po'. Com'è andata? Raccontaci un po' in breve com'è andata questa gara e visto che è l'ultima gara, anche un po' un commento in generale sul campionato. Sì, buonasera a tutti. Che dire, non è stata una bellissima gara per me. Il setup non era ottimale, poi è venuto a mancare un aiuto dall'alto oggi, quindi a complicare poi ulteriormente le cose, ci sono stati 50 kg di zavorra, quindi User veramente joined your channel. ho dovuto arrancare per tutto il tempo della gara. E sì, come hai detto te, nel primo stint andavo discretamente, insomma, ero terzo, Mario non riusciva più di tanto a recuperarmi. E poi alcuni errori con sia miei, insomma, mi pare con User joined your Vernaccia, se non channel. ricordo male, Sì, mentre ero dietro al Vernaccia, Larico. sì. E quindi poi tutta una serie di cose mi hanno portato quindi poi a retrocedere e a rimanere lì. E niente, gara quindi andata un po' così, mentre in generale il campionato secondo me è positivo, sono riuscito a essere uno dei pochi che è riuscito a vincere una gara, questa da gioia, diciamo. E niente, poi vabbè, i tre là davanti erano veramente di un altro passo, di un altro pianeta, quindi la lotta era per il User joined quarto your channel. posto in giù, quindi User sono joined your contento di channel. averlo centrato. Abbiamo centrato anche il campionato costruttori, quindi gara, cioè, gara campionato positiva per quanto mi riguarda, ecco. Bene, allora ti aspettiamo poi domani sera alla prova della regia, visto che domani sera tocca poi a te cicciarare un pochino. Sì. Va bene, Mi sono grazie. preparato. Meno male. Grazie mille. Passiamo adesso a Oliva, lo facciamo aspettare perché gli voglio tanto bene, quindi lo faccio aspettare un po'. E direi di
direi di andare dal nostro amico Alex. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera anche a te. Ci hai alla fine combinato un ottavo posto da questa gara che, insomma, all'inizio con anche quell'errore non si era messa benissimo, poi dopo tra una cosa e l'altra sei arrivato nel gruppetto, diciamo. Sì, come al solito l'errorino c'è sempre, quindi riuscire poi a fare una gara da in solitaria è veramente dura, cioè, non hai proprio quasi nessuno stimolo, a parte proprio dire devo finire la gara e basta. Se non facevo quell'errore, quella curva benedetta che c'è quel saltino leggero che mi ha fatto perdere la macchina, potevo rimanere lì, almeno uno stimolo in più c'era. Vabbè, sicuramente non ero prestante, sicuro, un setup preso così al volo, entrato così al volo, quindi non è che ho fatto una grandissima gara, almeno avevo qualcuno davanti e qualcosa di più poteva portare, va? Forse in generale, potevi arrivare a ridosso di Oliva, forse sì, sì, un po' più avanti. Visto, il distacco era quello, poi una volta che ho fatto quell'errore lì ho visto quel distacco che più o meno stava sempre lì, diciamo, ballava di un paio di secondi in più o in meno, però poi ho detto, il discorso era riuscire a finire la gara senza fare altri errori. Infatti i tempi non erano proprio grandiosi, facevo il cambio gomma e riuscivo forse a fare un giro o due con che miglioravo di un 3-4 decimi, poi rimanevo sempre lì. Quindi, però proprio perché non c'era la macchina davanti che poteva spingere, solo per quello. Tirare così è dura. Vabbè, dai, poi alla fine ottavo, vabbè, non eravamo in tantissimi stasera, quindi avete finito in 10, hai fatto 4 punti che ti portano al totale di questa stagione di TM a 15, quindi un bottino insomma che devi giudicare te com'è. Speravo di più sinceramente, ma non mi sono mai trovato proprio benissimo io con questa mod o come ho settato il volante adesso, quindi la macchina non la sento proprio come si deve, quindi più di tanto non potevo fare, nel senso che quando usavo di più sbagliavo, quindi più di tanto mi dovevo limitare. L'importante era finire sempre le gare, forse l'ho saltata una, non so, ricordo anche più, che sono uscito dal gioco e basta. Campionato positivo, dai, in generale, l'importante è sempre divertirsi. Esatto, ragazzi. Esatto, bravissimo, questo è lo spirito giusto. Tutti quanti, quindi assolutamente. Benissimo, grazie per la tua consueta disponibilità alle interviste e buona stagione per la Formula 1, che hai già cominciato con qualche punto. Sì. Buona in bocca al lupo per la sua prosecuzione. Un pelino meglio, dai. Ovviamente questo in bocca al lupo lo facciamo a tutti quanti, non è che non volevo offendere Ocelot, ovviamente. Va bene. Allora a questo punto passerei, vabbè, dai, non facciamolo più aspettare, Oliva che è qua dall'inizio. E lo saluto, mio caro collega di telecronache per quanto riguarda la Formula 1. Chiudi con un sesto posto e 37 punti totali e ottavo in classifica generale. Questa gara comandata e poi comandato in generale l'anno. Ah, ma era una gara oggi, perché sembrava di essere in prova libera e giravi da solo tutto il tempo, no, a parte la battuta. Peccato che all'ultima gara siamo arrivati così pochi. Sarebbe piaciuto, insomma, qualche altro duello come c'è stato nelle precedenti gare. Comunque, tutto sommato, gara onesta. Praticamente zero errori, tranne uno quando ho forzato la staccata su Clio, avevo il DRS per provare a superarlo e invece mi sono girato, per fortuna senza conseguenze per lui, e poi basta, non ho fatto più errori. Mi ha sorpreso dal secondo stint il passo in negativo di Vincenzo, che ha rallentato di colpo, visto che piano piano lo riprendevo, e addirittura non ho fatto passare, perché comunque il passo gara mio era leggermente migliore. Però ecco, gara completamente in solitario. T'ho pensato lui, perché ho detto vabbè, io guido da solo e lui sta lì in cabina di regia da solo, poverino, a commentare. Volevo andarmi a schiantare così per un attimo, dare una ravvivata alla serata, però io ho preferito evitare, visto che comunque ci hanno pensato Simone,
Ice e non mi ricordo chi altro che ci ho pensato io, basta. Matrix, però sì. No, proprio per ritirati. Ah, sì, Vernaccia sì. È stato un connection lost. Secondo me, da quello che ho visto. Comunque, vabbè. Comunque dai, tutto sommato, rispetto a come era partito il campionato con sì, un connection loss la prima gara e le altre due 0 punti, insomma, mi sono ripreso strada facendo, ho portato un po' di punti al noob team, ho aiutato insieme veramente a fare tutto Vincenzo la terza posizione, quindi sono contento. Beh, mi è piaciuto anche il, devo dire, campionato su R Factor 2, nonostante qualche problemino che ha fatto ammattire lo staff, insomma, per sistemarlo, però bello, cioè rispetto a R Factor 1, insomma, richiede una concentrazione 10 volte superiore, quindi mi mette proprio alla prova, almeno a me, insomma. Vabbè, speriamo se lo faranno diventare un pochino più stabile, magari ci correremo di nuovo. Speriamo. Va bene. Grazie. Ringraziamenti. A te. Ringrazio a te e l'organizzazione tutta e come al solito i miei fan, anche se ormai tra i miei fan ci sono anche infiltrati che in realtà fanno tutto tranne che fare il tifo, anzi fanno la cosa opposta. Poi una curiosità, Luca, sento che la tua voce va un po' a tratti, quindi consiglierei di controllare bene la linea visto che domani abbiamo una gara. Sì, ma sono già rassegnato per quello, quindi. Bene. A proposito di tifosi, ci vediamo poi domani in gara. Forse. Sì, forse. Ma forse all'inizio sì, poi dopo qualche giro cede, sai, di solito va così. Va bene. Passiamo al nostro caro Iceberg, che a parte che stasera, essendo l'ultima gara, ci dovrà regalare qualche perla, se no sai che devi pagare una penale dal contratto. E in qualifica c'eri, poi in gara non è andata dritta molta, diciamo, della tua come gara. Come sempre. In qualifica il giro si trova, nonostante avessi fatto 0 o 5 giri forse, che poi ho avuto un po' di problemi con le installazioni. E in qualifica poi col solito setup, non so di qualcosa, di Imola forse, o di Austria, non lo so. Sono riuscito a trovare un buon giro e poi in gara mi sono detto: mi raccomando, non facciamo errori, prima curva e mi sono girato, mezzo girato, poi da lì un altro piccolo errore, poi tutto a inseguire e stava venendo fuori una bella gara perché ero riuscito a rimontare fino a Simone che era terzo. Mario non era tanto lontano, forse se riusciva a ci potevi arrivare, sì, sì. Poi fu, insomma, il passo non era male e mi dispiace tantissimo per Simone, mi è venuto addosso il rettilineo, tra l'altro io ero fermo, lui ha fatto retromarcia, non so cosa ha fatto, non gli funziona la retromarcia, non me ne sono accorto. No, a parte tutto mi dispiace perché ero col DRS aperto e ho scartato sulla destra, mi è partito un po', l'ho sentito un po' andare, insomma, a partirmi il posteriore, allora ho corretto sulla sinistra, però sembra, vedendo il replay, sembra fatto proprio apposta perché sembra che vada a destra e poi tu vada a sinistra per dargli una botta sul sedere, lui si gira, cioè si gira nemmeno, parte per la tangente a 250 e si distrugge, e lì per distrugge democrazia. Esatto, proprio si distrugge per democrazia, perché in Italia non c'è, ma in VRC c'è, quindi mi sono fermato e ho detto pigioesca anch'io perché non mi sembrava giusto continuare dopo aver fatto un errore così grossolano. Dopo il contatto con Mario a Imola mi darei il soprannome di driver che piace toccare i posteriori a cui piace i posteriori e niente, insomma, mi dispiace per il campionato, per come è andato, perché con un po' di allenamento potevo far meglio, anche perché peggio è difficile, e mi dispiace di non aver dato nessun contributo a Gabri per il campionato, però è un periodo così, mi sa che la mia
la mia carriera è arrivata, non dico al capolinea, ma nella fase di parabola discendente. Hai una stagione di Formula 1 intera per riscattarti, non è partita benissimo però... Sì, intanto devo riuscire a entrare sul serio, che non sarebbe poco. Passo passo, dai, forse per Singapore. Sì, forse per Singapore o forse anche Monza, dai, c'è dove fare. Vabbè. E niente, vabbè, ringrazio te per le cronache, ringrazio lo staff per la solita dedizione a farci divertire. E faccio complimenti a Zed, che ha fatto un campionato stratosferico, e anche a Matrix, sono stati una accoppiata veramente, sembravano fratelli. Sembravano. E poi complimenti a tutti, insomma, anche a mio compagno di squadra, che ha cercato fino all'ultimo di mettere i bastoni fra le ruote, ma ora purtroppo questa non l'ha potuta fare, però era un gradino a lui leggermente superiore a tutti gli altri, un gradino nettamente superiore, quindi tanto di cappello e complimenti anche a tutti gli altri. Bene, grazie per la tua disponibilità e in bocca al lupo anche a te per il prossimo campionato di Formula 1. Ah, crepi, la vengo buia. E passiamo a Matrix, che quest'oggi non sarà contentissimo secondo me, perché il secondo o anche il primo ci poteva stare in maniera abbastanza tranquilla, però quell'errore nella primo stint, dove poi sei andato a sbattere eccetera, ti ha un po' tolto da lì, poi dopo la rimonta si è fatta difficile. Ti consoli con il giro record della pole, sono 10 punti, però chiaramente un secondo posto sarebbe stato forse meglio. E quindi, dopo averci spiegato un attimo anche il tuo duello con Ocelot, molto, molto interessante, che abbiamo visto, anche un tuo giudizio complessivo sul campionato. No, a tutti. No, io sono arrabbiato, anzi no, sono contentissimo per come è andata. Sì, l'errore mio alla prima curva, ho toccato troppo il cordolo, la macchina ha incominciato a piruettare fino a che non si è fermata direttamente sulle gomme, e quindi è saltato il cofano, la macchina girava storta, quindi ho detto ecco, l'ho combinata. Però alla fine sono tornato ai box e c'era con me anche Ocelot, e quindi a questo punto ho detto provo a fare gara su di lui dalla classifica, e avevo già preso i 5 punti della pole e puntavo ad arrivare con meno scarto possibile di posizioni da lui. E alla fine abbiamo fatto quel bellissimo duello correttissimo, e è stato veramente bello, però avevo visto che comunque lui era abbastanza in difficoltà, quindi ho voluto essere sicuro di superarlo nel momento giusto, anche perché, come dicevo prima, la mia gara era su di lui e basta, perché ormai andava verso la vittoria. Purtroppo Gabriele non era presente, e quindi niente, abbiamo fatto, l'ho superato, e dopo è iniziata la lotta con Christian per il giro veloce. Sì, l'abbiamo commentata. È stata bella, perché passavo io, poi passava lui, poi passavo io. Ogni giro era da abbassare sempre il miglior tempo. Esatto, esatto. È stato molto bello, è stato molto bello, perché è stato proprio così. Sono stati due o tre giri che ho balzato dall'uno all'altro per vedere il cronometro, perché è stato veramente all'ultimo centesimo, Complimenti. È stato divertentissimo, molto. E poi giudizio sulla stagione, cosa dire, cioè, meglio di così penso che non si potesse fare, cioè, abbiamo vinto il campionato piloti con Christian, il campionato costruttori, Christian ha fatto anche penso 5-6 vittorie in tutta la stagione, cioè, direi che siamo pienamente soddisfatti. Vorrei vedere un bottino di punti di 353, insomma, 6 vittorie credo che abbia fatto, se non le ho contate male,
poi se lo dirà lui che sicuramente se le tutte annotate, ha fatto le tacche sul muro. E poi niente, approfitto un attimo per ringraziare te, Brian, per le splendide dirette ogni volta che ce le andiamo a rivedere ed è uno spettacolo. Tutta la DG, tutto lo staff, tutto VRG per la pazienza e comunque per averci fatto correre in questo campionato e anche in quello della Formula 1. A tutti e un po' tutti quelli che hanno partecipato, perché è sempre stato un campionato corretto e divertente. Questo è che sia divertente, è la cosa più importante, come ricordava Alex all'inizio. Questo è importante, siamo qua per divertirci alla fine. Bene, complimenti a te e per il tuo terzo posto nel campionato piloti. Non è arrivata una vittoria, però comunque il campionato è stato di livello tutt'altro che trascurabile, quindi complimenti e ti aspettiamo in Formula 1. Sì, adesso che è finito il DTM c'è un po' più tempo per dedicarsi alla Formula 1, esatto. Magari non subito da questa gara perché purtroppo c'è ancora qualche problemino, però io direi che paio di gare, tre gare, così dovremmo, non dico essere fra i primi perché ho già visto che il livello è troppo alto, però giocarsi magari il podio, terzo gradino del podio, si potrebbe, guarda caso, direi tentare. Guarda caso vuoi il terzo, non l'avrei mai detto. Infatti. Va bene, grazie mille. Grazie a te. E passiamo a Mario che eccolo qua, che stasera finalmente ha fatto anche il secondo e gli voglio fare i complimenti perché aveva un ottimo passo e ha evitato forse un po' dalla fortuna con i vari incidenti dietro di lui e davanti a lui, però non ha rubato niente, il passo era ottimo. Un commento sulla gara che quindi ti ha portato a questo secondo posto e un commento sulla stagione che tu, caro Mario, chiudi al sesto posto complessivo con 58 punti. Sì, ciao a tutti. Vabbè, sì, come hai detto tu, hai riassunto abbastanza bene un po' l'andamento della gara. E per magari qualche distrazione davanti e qualcuna dietro sono riuscito comunque ad agguantare la seconda posizione finale. Non è male, insomma, sono abbastanza soddisfatto. Ho cercato comunque di non fare errori, ho guidato un po' da ragioniere, nel senso che controllavo anche molto un po' chi stava dietro, perché comunque c'era Larico che insomma era sempre lì a 3 secondi, quindi dovevo stare attento a non commettere errori e a non perdere troppo tempo, quindi comunque gara positiva. E per concludere, vabbè, volevo fare i complimenti a tutti quanti quelli che hanno partecipato e hanno onorato il campionato, soprattutto poi al vincitore Christian, a Giuseppe e Gabriele, insomma il podio del campionato. E un ringraziamento particolare secondo me va fatto proprio allo staff che comunque ha organizzato questo bellissimo campionato, ci ha fatto divertire, ha speso davvero tanto, tanto impegno e tanto tempo per noi. Ovviamente l'ultimo ringraziamento lo lascio a te, Brian, che comunque ci hai divertito e comunque ci hai sostenuto con le tue dirette. Insomma, è stato bello, ecco. Diciamo che è stato un servizio completo senza fraintendimenti. Quindi niente, grazie a VRG e speriamo, insomma, che l'anno prossimo si possa ripetere un campionato come questo. Beh, ti ringrazio anch'io per le tue parole. È stato 9 lunghe dirette, chiamiamole così, soprattutto il tempo di caricamento su YouTube. Vabbè, oltretutto eri anche da solo, quindi insomma, so cosa vuol dire, quindi credo che tutti apprezzino il tuo impegno, ecco. Meno male, dai. Non è tempo perso, almeno, diciamo così. Ma non solo l'impegno, ma anche il risultato, nel senso che comunque le dirette sono di alta qualità, quindi grazie ancora. Di niente, grazie a te per la tua disponibilità e complimenti per questo secondo posto che alla fine ti gratifica di un campionato che è stato un po' ad alti e bassi, però alla fine 3 podi li porti a casa, quindi
considerato il livello dei tre davanti, sono ottimi risultati. Bene. Mi stanno criticando per la linea, vale, pazienza. Purtroppo ci posso fare poco. Consoliamoci che sulla diretta si sente bene, perché sto registrando in locale, quindi su questo sentiamo benissimo. Però sta gufando lui. Ah, vabbè. Allora, non c'è bisogno. Passiamo al vincitore che per stasera, giusto per cambiare, è Zed. E ovviamente mi unisco ai complimenti del tutti gli altri, eccetera, per la stagione che definirei impeccabile. Non ricordo un tuo errore in 9 gare, quindi credo che i complimenti siano d'obbligo e tutti meritati, così come la vittoria. Non l'ho detto anche negli ultimi giri della gara, assolutamente un campionato praticamente senza errori, assolutamente meritato. Quindi, a parte il commento su questa gara, che penso che sia abbastanza breve, nel senso che sei partito dal secondo posto, sei andato primo e non hai più mollato il primo posto fino alla fine. Sì, ti chiedo anche un parere complessivo sul campionato. Ciao a tutti. No, innanzitutto volevo fare complimenti a Gabriele, e mi è dispiaciuto che comunque non ha potuto fare l'ultima gara. Adesso non so i motivi, però spero niente di grave. E ringrazio tutti voi per i complimenti, lo staff, a te soprattutto per le dirette, è sempre veramente stupendo. Poi rivedersi un paio di giorni dopo, veramente divertentissimo. E poi sei anche veramente molto bravo a farlo, quindi veramente complimenti. Niente, per stasera me la sentivo benissimo anche stasera, visto che comunque è da 7-8 gare che è sempre al stesso assetto, e sono riuscito a scattare bene e abbiamo fatto gara aperta io e Giuseppe, e mi sono buttato dentro, è andata bene, e poi ho cercato di allungare il più possibile. E niente, campionato veramente uno dei più belli che io abbia mai fatto. Come hai detto tu, pochi errori, e più che altro su 9 gare penso di averne vinte 6, cosa che non mi è mai capitata. E il momento decisivo sono state le 4 vittorie consecutive, e soprattutto avendo anche sempre 50 kg di zavorra. E penso che il momento decisivo è stato quello. Però sin dall'inizio con questa macchina qua, con questo mod, me la sentivo benissimo, riuscivo a frenare tardi, a comunque mantenere sempre un ritmo buono. No, mi sono sempre trovato benissimo. E adesso niente, come ha detto Giuseppe, magari risolviamo gli ultimi problemini e poi vediamo di tornare anche in Formula 1, come più o meno come abbiamo finito l'anno scorso, dai. Però comunque non sarebbe male. Sì. Comunque grazie a tutti per i commenti, davvero. Grazie a te per la stagione e per la disponibilità di essere sempre qua nelle interviste post gara. Volevo dirlo anche, sì, tutti quelli che sono intervenuti con più o meno costanza li ringrazio, perché è una parte della diretta che ci sta. E quindi li invito anche poi per la Swiss, sapete che anche lì ci vediamo nel post gara, non solo quando va bene possibilmente, comunque sì, Comunque se vogliono andare più in Formula 1 non c'è problema, non è che ci offendiamo, insomma, prendetevi un po' di tempo, 10-20 gare, cioè, tranquilli. C'è chi va più fuori. Io vado fortissimo, perché entro in server e esco subito, cioè, tu più veloce di me non c'è nessuno. Esatto, più veloce di quello. Va bene, direi che abbiamo finito il campionato a questo punto. Sono state 9 gare lunghe, intense, eravamo partiti in novembre, ormai siamo alla fine di marzo e quindi ci lasciamo dopo questi mesi di gare insieme. Ringrazio anch'io tutti quelli che hanno corso, e ovviamente l'organizzazione VRG che ha curato l'edizione del DTM di quest'anno.
rinnovo i complimenti a tutti i piloti che sono stati davvero correttissimi per la maggior parte dei casi, direi quasi totalità. Poi chiaramente l'incidente può capitare, altrimenti non sarebbero delle corse. Quindi a questo punto, bravo, di nuovo complimenti a Zed per la vittoria e a tutti quanti. Vi rimando domani sera alla diretta della entry level alla sua prima gara stagionale e ovviamente a tutti gli altri appuntamenti che riguardano la Formula 1, che appena partite ci accompagnerà fino all'autunno prossimo, esclusa la pausa estiva. Di nuovo un saluto a tutti da VRG e alla prossima diretta.